L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha comminato una penale di 300.000 euro a Poste Italiane, dopo una lunga istruttoria sulla consegna delle lettere in Campania nel 2012. L'azienda, secondo l'Authority, non ha raggiunto una quota abbondante di corrispondenza entro un giorno lavorativo. Impegno fallito e multa da parte dell'organo di vigilanza. A differenza degli anni precedenti, a partire dal 2012, i crescenti disservizi resi ai privati cittadini e al pubblico hanno impoverito la qualità di un lavoro di cui si è storicamente sottolineato il ruolo e il valore sociale che esso ha avuto per l'Italia intera. Sembra che il problema maggiore sia legato a Napoli: scioperi, rapine, interruzione dei lavori, inadempienze delle agenzie di recapito associate, un qualcosa che rallenta il sistema in tutta la regione. Un disservizio che si è verificato anche nel Vallo di Diano. A Monte San Giacomo il sindaco Raffaele Accetta sollecitò nei mesi scorsi Poste Italiane per i ritardi nella corrispondenza. Lo stesso primo cittadino inviò una lettera di protesta per rimarcare le colpevoli mancanze dell'azienda delle Poste. Una lettera che presumibilmente è arrivata sul tavolo dei vertici di Poste Italiane. Stesso disservizio verificatosi anche a Sala Consilina e Sassano. A Poste Italiane è arrivata anche un'altra istanza da Salerno. Gianfranco Valiante infatti ha richiesto il potenziamento degli uffici salernitani, in questo caso Mariconda. Si va verso una positiva risoluzione al problema dei disagi nel ritiro della corrispondenza a firma non consegnata ai rispettivi domicili dei destinatari nella zona orientale di Salerno. Si attende risposta con ricevuta di ritorno.